Io sono Paola Battisti, sono psicologa, lavoro per l'Università della Terza Età ormai da una trentina d'anni, quindi ho girato molto e continuo a farlo perché è una delle attività che mi piace molto. Allora, il tema per cui sono stata chiamata è la psicologia delle relazioni interpersonali. Qui mi si diceva che c'era anche interesse per la psicologia sociale e in particolar modo per l'influenza dei mass media, soprattutto comunque di chi comanda, sulla popolazione, no? E come questa influisce sul nostro modo di vedere le cose, sulle nostre opinioni, no? Ci fa vedere un mondo come vogliono loro, perché comunque noi siamo condizionati da quello che ci dicono. Purtroppo una volta si aveva fiducia, no? Nei mezzi di comunicazione, adesso ormai l'abbiamo un po' persa, anche questi ultimi 2 anni ci dicono una cosa, poi un'altra. Per cui perdendo la fiducia si è un po' così che non si sa bene che cosa credere, che cosa non credere, mettono informazioni che non sono vere. Addirittura l'altro giorno sentivo alla radio che per scherzo avevano scritto che gli uomini dovevano tornare al servizio militare per la guerra, no? E in tanti hanno telefonato per chiedere che cosa dovevano fare, no? Che insomma era anche una notizia un po', no? Però come subito veniamo allarmati. In questi 2 anni poi con la pandemia, state a casa, non state a casa, cioè vaccini sì, vaccini no, è scoppiata veramente una grande tensione sociale, no? Sono riusciti a dividere le persone in 2 gruppi contrapposti, no, neanche si fosse in lotta fra quelli che vogliono vaccinarsi e quelli che non vogliono vaccinarsi, non come una scelta che uno dice vabbè tu non ci credi, io ci credo, o lo stesso, insomma io non ci credo, tu invece o vuoi continuare ad andare a lavorare, perché mica tutti possono dire buona allora non vado a lavorare. E invece si è creata proprio una marea di notizie da un lato e dall'altro, senza nessunissima base. Poi è così, se uno dice, beh, volevano, ci hanno descritto cos'è successo e poi non avevano la foto e ci mettono su una foto falsa, ha un'importanza relativa, ci si sente presi in giro, ma l'importante è il messaggio. Il problema è quando ti mandano proprio un messaggio diverso da quello che è, per stimolare un certo tipo di reazione o di paure o di magari anche la paura per distrarsi dall'aumento della benzina e del gas, perché uno fra il Covid e poi la guerra del gas non ci pensa, no? Quindi sono tantissimi gli aspetti che vengono utilizzati e purtroppo gli italiani almeno hanno perso fiducia sia nella politica sia nella comunicazione, perché non si capisce più che cosa. No, se volete intervenire sono contenta. Ecco, non si sa più bene che cosa pensare. Quando si perde fiducia è anche brutto, perché è brutta l'ignoranza, però almeno ti senti sicuro, no? Il medico ti dice prendi sta pastiglia e tu tutto contento dici ah il mio medico mi dà questa pastiglia, funziona. Adesso ti dice prendi sta pastiglia e tu inizi a dire sì però fa bene, fa male, e la figlia dice no ma guarda che c'è quel medico, allora vai da quell'altro medico che ti dice no questa pastiglia no, devi prendere quest'altra pastiglia, e non si capisce più niente, si perde anche fiducia in quello che si fa o che non si fa. Qui chiaramente si apre un campo molto grande che riguarda, perché di per sé l'argomento psicologia delle relazioni sarebbe fra pari, più o meno, no? E fra individui, mentre la psicologia sociale è più una psicologia di massa, cioè studia come funzionano le masse, che funzionano in modo diverso dalla singola persona. Cioè noi da soli funzioniamo diversi che quando siamo
in tanti a fare qualcosa, no? Pensiamo al panico, no? Di massa, in cui basta che uno inizia e tutti scappano e si calpestano, per cui invece di morire dell'incendio muori calpestato, no? O uno inizia a dire sì perché l'abbiamo visto in qualsiasi ambito, no? I neri quando c'è il Ku Klux Klan, no? I neri sono inferiori, sì, e poi puzzano, sì, e poi ci violentano le donne, sì, e poi ci mangiano i bambini, sì, e poi uccidiamoli. No? Cioè c'è questo crescendo di e più dici cose cattive, più ti senti facente parte. Nel nostro piccolo questa cosa succede quando ci sono i pettegolezzi. Il pettegolezzo piace, è un passatempo molto gradito da molti. Allora ci si mette insieme, magari uno dice, ma hai visto la Gianna, no? L'ho vista un po' triste, per cui magari uno parte, l'ho vista un po' strana, no? E parte l'altro, sì, certo che è strana, anche perché guarda che io ho sentito dire che è andata in un gruppo di quelli lì che fanno cose strane. Sì, sì, fanno cose strane e secondo me si drogano anche. Vedi che? E viene fuori che Gianna si droga. Cioè, è partito che oggi era un po' strana e inizia a partire nei paesi in modo particolare l'informazione che Gianna si droga. Questo in piccolo, nella grande struttura, diventa enorme, no? Anche perché proprio in tanti ci si crede. E in tanti si fanno cose che da soli non si farebbero, no? Il linciaggio, queste cose così, se ti chiamano a te da sola non lo faresti, no? Mentre tutti insieme non si sa che cosa viene fuori. Dopodiché tutto il discorso della manipolazione, questo forse c'è sempre stato, no? Con meno potere perché c'era meno gente. No? Cioè adesso una radio si fa sentire da migliaia, no? E migliaia di persone, mentre una volta era magari in un ambiente più piccolo. Però è chiaro che da sempre la società ci insegna cosa è giusto e cosa è sbagliato. No? Cioè io facevo l'esempio proprio stamattina degli schiavi, no? Nel mondo quasi sempre ci sono stati gli schiavi, no? C'erano con i romani, c'erano con i greci, c'erano dopo, no? E la domanda è, e tutti i ricchi ce li avevano, no? E a volte li frustavano, magari li frustavano, no? O li picchiavano, o era normale picchiarli, no? E oggigiorno uno dice, ma sai che io ho uno schiavo e se non si comporta bene lo picchio? Uno dice, ma cioè non riusciremo mai ad avere uno schiavo legato e se non fa tutto quello che gli diciamo lo picchiamo. Allora cos'è che noi siamo buoni e tutti quelli che erano cattivi e che erano cresciuti con l'idea che lo schiavo è una cosa normale. E abbiamo detto la festa delle donne, una canzone un po' triste. Come? Cioè loda le donne un po' meno gli uomini forse, no? Nel senso che sembra un po' che ti devi rassegnare e dove farci, gli uomini sono così, noi siamo bravi, le sopportiamo. Però le donne, da quanto tempo hanno l'anima le donne? Mica da tanto tempo, hanno dovuto, uno dice, beh, se ce li hanno gli uomini ce li hanno le donne, giusto? Non è che hanno dovuto fare una votazione e non è che ha vinto il 100%, erano lì quelli che dicevano che la donna aveva l'anima e quelli che dicevano che non ha l'anima. Allora, questo determina tutto un modo di vedere la donna, no? O votare la donna che vota, no? Perché no? Perché io non devo votare, no? E quindi quelli sotto questo, perché questi sono due dati, no? Ma cosa c'è sotto? Cioè venivano allevati dalle donne,
giusto? Perché poi sono le donne che allevano i figli, spiegandogli come gli uomini valgono e le donne no, no? Cosa che succede ancora, no? Via nei paesi, quelli più talebani, diciamo, più musulmani, perché anche qui ci sono musulmani molto simili a noi e ci sono musulmani che sono invece molto, no? E allora la donna non può uscire da sola, la donna non ha diritti, cioè fino a non tantissimo tempo fa i bambini erano dell'uomo, se lei del marito, se lei andava via non poteva portarsi via i bambini, quindi quante non andava, chi è che lascia i bambini? No? Cioè è una cosa, quindi certe macro idee, certi valori che noi diamo per scontati, in realtà ci sono stati educati, siamo stati educati in questo e vediamo il mondo in base a questo tipo di visione. Quindi in qualche maniera tutti siamo condizionati nel pensare in base a quello che ci hanno detto fin da piccoli, fondamentalmente. Questo a livello sociale, a livello familiare, sociale e familiare, no? Perché sono sempre tutte legate queste cose, no? Perché uno dice, per dire molto spesso all'università della terza età mi si dice quando parlo di relazione, ma i bambini adesso poverini, no? Perché fanno o scuola o computer o no? Una volta, forse qui in paese, dai, non mi ricordo, si tornava a mezzogiorno, si mangiava che c'era la mamma a casa e poi tutti fuori, gruppi grossi di bambini, a giocare, giocare, tutti con un sacco di cicatrici, no? Perché si faceva male un giorno sì, un giorno sì. Totale libertà. Adesso i bambini vanno a scuola, poi hanno i compiti, poi hanno judo, poi hanno il computer, poi hanno la TV. Non è uno stile di vita adatto ad un bambino, no? Non ci vuole neanche, secondo me, un grande esperto a vedere, no? Per nessuno è uno stile di vita adeguato, perché cosa hanno bisogno i bambini? Cosa gli piace ai bambini? Correre, urlare, ma correre, urlare, mettere alla prova il corpo, magari azzuffarsi anche ogni tanto, che così imparano la gestione della rabbia e dell'aggressività. E non è una vita star seduti tutto il tempo, non è una vita da bambini. Allora uno dice, sono i genitori. Allora ci sono i genitori perché lavorano, eccetera. Ma sopra i genitori cosa c'è? Comunque c'è una scuola, una richiesta, un tipo di situazione così. Sopra la scuola, la richiesta, ci sono un programma scolastico, uno stile, ti dicono guarda che bisogna fare così, cosa. E alla fine arriviamo al bambino, per cui è vero il genitore, però c'è sempre non è il genitore da solo, gli stessi genitori in un altro contesto sarebbero ben contenti di dire al figlio tieni da mangiare e vai libero, gioca e divertiti, no? E cresci, perché non è solo con la testa che si cresce, no? Deve crescere il corpo, devono crescere le capacità relazionali, no? Com'è che fanno a crescere le capacità relazionali se prima sto seduto, adesso poi sono proprio seduti un po' come voi, no? Adesso, che fa un po' tristezza, giusto? Cioè era più bello star tutti vicini, comunque. E poi cosa? Fanno sport, però tutti condizionano, no, tu devi far così, tu devi far colà. Dov'è che impari a relazionarti? Perché te lo spiego a parole? No, no? Quindi c'è sempre un po' tutto un insieme che determina poi anche le relazioni fra i singoli. I valori prima parlavo, no? Adesso sto andando un po' a ruota libera, poi magari seguiamo un po'. Ognuno di noi ha i propri valori, no? I valori vuol dire cosa è importante, no? Sono determinati un po' dalle nostre esperienze, un po' da quello che ci hanno spiegato i genitori, un po' da quello che spiega la società. Per dire, il denaro, no?
che valore è? No? Chi è che vale nella nostra società? Anche uno dice, io sono orgoglioso, mi mostro con la mia Mercedes, no? Con la mia casa molto bella, con il mio stipendio molto alto. Ma questa è una persona di valore nella nostra società. E possibilmente sono giovane atletico. Così abbiamo fatto proprio il... Se sono una donna, sono tutte le forme giuste, e se no vado dal chirurgo, che me le fa? No? Come si vede in TV, no? Io non ho la TV a casa, però quando vado da mia mamma la vedo così e dico, ma sono sempre le stesse persone, no? Ci sono sempre gli stessi e sempre giovani uguali, no? Anche quello un po', o migliorano, alcuni migliorano anche, no? Quindi quali valori ci stanno trasmettendo, no? E quali valori poi noi trasmettiamo ai figli? Trasmettiamo il valore, è importante stare insieme, è importante parlarsi, piuttosto una macchina più piccola però andiamo in vacanza tutti insieme, o trasmettiamo il valore, studia, studia che così ti laurei e così poi diventi, e mi raccomando calpesta tutti pur di arrivare, perché c'è anche quello, no? No? Chi è il più bravo della classe? Che ci importa chi è il più bravo, no? Invece no, perché se sono il più bravo sono anche quello che farà più carriera, che andrà più avanti, che... Quindi anche in questo siamo condizionati. Dopo, per fortuna, esistono altri valori, più dal basso, nel senso che dall'alto ci viene dato questo valore. Dal basso c'è il valore, il fatto stesso che sia stata chiesta psicologia delle relazioni, l'importanza della relazione, di stare bene assieme, di avere qualcuno che ci ama, di fare in modo che la relazione vada bene, di aiutare chi ha bisogno, no? Cioè esistono anche questi tipi di valori, per fortuna, no? E la domanda sarebbe, alla fine, no? Quando dicono, quando si muore ci si vede passare davanti tutta la vita. Secondo voi passa davanti la vita, il primo stipendio, il primo Mercedes, il primo mutuo, o passa davanti la mamma, il papà, quando mi sono sposata, il primo figlio? Perché alla fine sono queste le cose che in realtà ci danno gioia. Così come i bambini, gioia non è avere la PlayStation e la Mega Galattico con la mega TV grandissima, con tutti i telecomandi e tutte le cose. Cioè, sono più contenti a stare a casa da soli, a giocare a 100 giochi, o andare fuori a giocare con gli amici. No? O giocare col papà. No? Il papà non ha tempo. Però, come si dice, un gran lavoratore è proprio un bravo papà. Ci sono i nonni, no, per fortuna che magari... però sono importanti, sono chiaro, non si ha l'energia del papà e della mamma, magari non si hanno le preoccupazioni del papà e della mamma, e si ha la possibilità magari di trasmettere qualche cosa che i genitori non hanno più lo spazio di trasmettere o riescono a trasmettere meno. Che può essere la tranquillità, può essere fare una torta assieme, aggiustare la bici insieme, no? Ormai nessuno aggiusta neanche più la bicicletta, si va dal tecnico, allora dire vieni qui che ti faccio vedere come si aggiusta il freno, sono contenti, eh? No? Fare le cose, le favole raccontate. Le racconto al cane. Il bambino le racconta al cane? No, le favole le racconto al cane. Ecco. Perché mi fa ascoltare. E se arrivo a dire che gli piace, no? Il cane le ascolta. La TV non può sostituire una persona. Per cui una favola raccontata dalla TV
non è la stessa cosa di una favola raccontata dalla mamma o dalla nonna o dal papà o da chi è seduto in fondo al letto che ti racconta e magari ti spiega e comunque c'è una presenza fisica. No? Cioè è come dire, adesso è vero che siete qui con le mascherine a distanza e tutto quello che è, ma se noi riprendiamo, no? Perché potremmo benissimo, senza arrivare fin qui, io sono di Trento, faccio una bella registrazione, anche fatta meglio, no? Senza problemi tecnici, e ve la mando e ognuno la guarda a casa. È la stessa cosa? No. E questo anche per i bambini non è la stessa cosa. Solo che loro crescono in questo momento, se pensiamo, no? Vogliamo dire che condizionamenti ci sono, che relazioni ci sono, stanno crescendo con questo tipo di ideale, no? E quindi che grandi diventeranno e che cosa trasmetteranno a loro volta ai figli se li faranno, c'è un po' di... Non è che l'egoismo sta diminuendo, per cui per fare figli ci vuole un bel altruismo, però che cosa trasmetteranno? Quindi indirettamente la stiamo facendo anche noi, la cultura che poi loro si porteranno avanti. Se c'è qualche intervento, se no io parto con le slide. Noi distinguiamo la relazione dalla persona, ma la persona senza relazione quasi non esiste, nel senso che noi veniamo al mondo con qualcuno, cresciamo con qualcuno e non potremmo non crescere con qualcuno, perché se ci fosse una macchina che ci dà da mangiare, moriremmo di tristezza, okay? Perché è quello che succede, no? Quindi cresciamo in contatto con qualcuno, in questa relazione troviamo la nostra identità e il nostro senso, no? È la mamma che ci guarda, avete presente i bambini appena nati, no? Guardano la mamma e la mamma guarda il bambino e si crea subito un'unione, oltre al fatto che il bambino annusa la mamma annusa il bambino. Si crea già lì una prima relazione e una prima identità, cioè il bambino sa che esiste perché qualcuno l'ha guardato, gli ha detto tu esisti e gli ha detto anche se è una persona stupenda, se è fortunato questo bambino, di solito le mamme e il papà adorano, no? I loro bambini, per cui gli viene trasmessa proprio un'identità e cresciamo all'interno delle relazioni, viviamo all'interno delle relazioni. Esclusi gli eremiti, non potremmo pensare di vivere felici completamente da soli. Non so se qui c'è qualcuno che vivrebbe bene senza nessuna relazione. La relazione è uno degli aspetti di base che ci fa stare bene, che dà senso alla nostra vita. Siamo anche disposti a aver fame, aver freddo, aver paura, ma con qualcuno vicino. Da soli non stiamo bene. Quindi nel momento in cui parliamo di relazioni, oltre a parlare di una cosa importantissima, è una cosa che riguarda tutti noi, non è un argomento in cui qualcuno qui può dire boh, ma io su questo non so nulla. No? E non solo sappiamo, ma fa parte di noi. Quindi qui avevo preparato queste slide per vedere un po' in che modo possiamo entrare in relazione con gli altri per relazionarci in modo positivo. Quindi sono un po' delle letture su come ci relazioniamo e quali sono i modi più funzionali, diciamo così. Perché se le relazioni sono gli aspetti più belli e importanti, sono anche quelli più difficili e più brutti. Okay. Cioè penso che fra le sofferenze più grandi che abbiamo avuto sono quelle litigi, abbandoni, no? Da qualcuno, non ci viene mai a trovare, non ci parla più, litigi fra fratelli, queste sono le cose che ci fanno soffrire maggiormente. Allora, tre stili di comportamento.
passivo, aggressivo, assertivo. Com'è il passivo? Vediamocelo qui. No, qui abbiamo già l'aggressivo. Vabbè, il passivo è quello che gli va sempre bene tutto, dice sempre di sì, mette davanti gli interessi degli altri, sempre, cioè mi fai questo? Sì. Fai tu questo? Sì. Dice sempre di sì, non chiede nulla di contro, no? E ha paura delle discussioni, dei confronti, che piuttosto di avere un confronto preferisce dire di sì. Chiaramente questo stile di relazione sembra una brava persona, no? Uno dice ma guarda che brava persona. In realtà diventa faticoso intanto per chi lo è, perché è sempre lì che dà e dopo un po' gli viene anche un senso di ingiustizia, no? Giustamente, anche perché purtroppo molte persone si abituano, no? A ricevere e quindi lo danno per scontato poi che voi diate tutto e poi non, quelli che sono invece i propri bisogni non li esprimiamo mai. Nell'altro, anche nell'altro non va benissimo perché dopo un po' non sa più come fare, no? Come quando si va e si dice ma come stai? Ma no, sto bene, ma si zoppichi. Ma no, mi sono fatto un po' male, ma come ti sei fatto un po' male? Ma sì, sono caduto, ma dov'è che ti sei fatto male? E ho male qui dappertutto, no? Vabbè, facciamo da mangiare, si alza, ma no, sta seduto che cucino io. No, 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 cioè crea anche a noi una sensazione di non poter mai aiutare, di non poter mai essere utile all'altro e di non capire bene cosa succede, che fra l'altro ci stimola a sensi di colpa. No? Conoscete un po', avete mai conosciuto questo personaggio? No? Spesso è la mamma, questo personaggio. E i figli tendono a sentirsi in colpa e non sanno neanche bene per cosa, perché a volte non è già una cosa se lei ti chiede e tu dici no, una cosa è se non sai come fare. Ok, aggressivo. Il comportamento aggressivo, lo dice la parola, sono quelle persone tendenzialmente aggressive. Alzano subito la voce, sono dominanti, è il contrario del passivo, no? I loro diritti prima di tutto, se non la pensi come loro sei fatto male, no? E si impongono con la forza, qui ho messo il leone e l'orco, qui sono due aggressività diverse, l'orco dal leone, nel senso che l'orco è proprio l'aggressività per aggressività, proprio mi diverto a far del male, mentre il leone è più un'aggressività da difesa del territorio, da ruolo. Questo è da distinguere l'aggressività dalla violenza, nel senso che l'orco è violento, l'aggressività è una forza che c'è dentro ognuno di noi che ci serve per reagire di fronte agli ostacoli. Qui si vede i gattini nascono e imparano a combattere, no? E anche i bambini gli piace combattere con le spade, con le pistole, e se non gliele compri si prendono un pezzo di legno e giocano ecco. Per cui l'aggressività di per sé non è sbagliata se la usiamo in modo adeguato per difenderci. Cioè a volte è importante saper dire oh basta. Non mi va questo, mi stai facendo del male, no. Perché non avremo il diritto di far del male, ma neanche che gli altri facciano del male a noi. Il male è quando diventa proprio uno stile di relazione, per cui uno a un certo punto ha paura quando l'altro apre la porta e dice oggi come sarà? Avrà il nervoso e ci urla tutti o sarà calmo? Questo è un'altra cosa. Qui c'è l'aggressività nel gioco, in realtà il tiro alla corda, a volte anche giocare a carte, è una forma, voglio vincere, no? Però sono forme di aggressività ben modulate, no? Come nello sport. Altre volte invece no, il gioco del non t'arrabbiare, ci abbiamo giocato tutti. O a volte nello sport quando iniziano a picchiarsi, qui si vede che non è più una forza per difendersi ma una forza per aggredire le altre persone.
Ah, qui c'è il passivo, invece. E il lupo sottomesso, vedete la postura, no? Di sottomissione. Fantozzi, ve lo ricordate, Fantozzi, cioè dovrebbe far ridere ma fa un po' tristezza, no? Piace così tanto perché tutti noi abbiamo dentro un po' un Fantozzi di cui abbiamo paura, no? Mi scusi, no? Che fra l'altro Fantozzi è tanto sottomesso con i superiori, ma con la moglie, con la figlia è cattivo poi, no? Per cui... O la ragazza che magari viene assunta per fare stage qualcosa, alla fine fa la barista e sta zitta e si sottomette. O qui ci sono un sacco di cose. Allora, l'assertività è la via di mezzo. L'assertività è una parola che è stata inventata per indicare il comportamento migliore da avere nelle interazioni e nei gruppi. Che caratteristiche ha la persona assertiva? Allora, è un po' un misto degli altri due in positivo. Allora, tiene conto dei bisogni dell'altro, ma tiene conto anche dei propri bisogni, dei diritti degli altri e dei diritti di se stesso. E dice quello che pensa, però lo dice in modo tranquillo, ok? Perché noi spesso... O si ha paura di dire e si sta zitti, o tanti lo dicono però in modo, no, perché fai così, insomma, no? Invece no, dico quello che penso, ma poi ascolto te che mi dici cosa pensi. Uno dice ovvio, no? Banale, tanto banale che succede raramente, ok? Uno, tendenzialmente uno parla, l'altro ascolta perché ci si accoppia, no? Sarebbe importantissimo parlare per essere capiti e ascoltare per capire, che è diverso da ascoltare perché così becco dove sbagli e ti dimostro che hai sbagliato. Questo è un altro modo di ascoltare che però non è quello giusto. È chiaro che per ascoltare veramente l'altro devo essere disposto a sentire qualcosa che non mi piace. Okay? Perché finché l'altro dice cose che mi piacciono è facile, no? Il problema è quando mi dice qualcosa che non mi piace di me stessa o di cose che l'altro vuol fare o di pensieri, eccetera. Sì, e questo è l'ascoltare, ma anche parlare è importante perché si porta la propria esperienza, i propri pensieri, i propri... valori, quindi non è parlare, non è arroganza, parlare vuol dire arricchire la situazione anche. Il rispetto, qui, parolona, ok? Se, diciamo che se ci fosse rispetto, già saremmo, ma in generale, con tutte le persone, in tutti gli ambienti, in qualunque cosa. Se uno rispetta l'altro, siamo a posto, no? Un po' di amorevolezza e un po' di rispetto e siamo... non occorrerebbe dire nient'altro. No? Rispetto vuol dire che tu sei un individuo, tu hai valore per il fatto stesso che ci sei un individuo e ci siamo fin qui, no? Cioè uno ha valore di per sé, non è che deve essere diventato qualcuno per avere un bambino appena nato ha già valore di suo, anche se non è neanche capace di muoversi, di camminare, di parlare, però ha già valore. Quindi io rispetto questo tuo grande valore che c'è dentro di te. Ti rispetto, quindi cerco di non farti del male, di ascoltarti, però rispetto anche me stesso, cosa che il passivo non fa. Il passivo non si rispetta, guarda i bisogni degli altri, non guarda i propri, o si dice un sacco di brutte cose. Quanti qui si dicono un sacco di brutte cose? Non voglio dire alziamo la mano, ma ce ne sono tanti. A volte ci si dice cose brutte che non si direbbe mai a qualcun altro, no? Non so, faccio 10 torte buone. È normale, giusto, fare una torta buona? Ecco. Ne faccio una bruciata,
ecco, vedi, poi a questa età è perché sono vecchia, no? Di solito dice, ecco, vedi, mi sto proprio rimbambendo, non sono neanche più capace di fare una torta, che stupida, insomma, dovevo ricordarmi il timer, il coso, non ha, bla 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 bla, no? E giù frustate. Però le 10 torte buone non ci siamo detti, brava però, hai visto che ho fatto proprio una brava, una bella torta. Oggi penso molti di voi hanno cucinato il pranzo, no? È venuto? Sì, vi siete detti bravo, è venuto, non l'ho bruciato, non era tanto salato da doverlo buttare via, non era... E questa cosa ce l'abbiamo, l'abbiamo presa fin da piccoli. Perché tendenzialmente c'è l'idea, finché uno fa tutto giusto è normale. No, ce lo dicevano anche, vabbè, hai fatto il tuo dovere, eh? E quando sbagli allora è da notare. Anche a scuola, no? Alle elementari. Tu fai il tuo temino, il tuo dettato, non è che alla fine la maestra ha segnato in verde. Bravo, hai fatto tutte le A con l'H! Bravo, questa parola era molto difficile, eppure l'hai scritta giusta. No? Segna magari quelle su 100 parole, 5 sbagliate, te le segna in rosso e te le fa ripetere. Quindi fin da piccoli, sì. Sì, ho due domande. L'intervento così su questo è che io in genere io mi dico spesso sono stata brava a fare questa cosa, brava. Ma secondo me tante persone te lo dicono, non è più facile contare, tu ti dici, beh, adesso è stata brava. Questo è un intervento che volevo fare. Poi una domanda che avevo anche prima, sul fatto della persona passiva, non capisco perché deve creare sensi di colpa, cioè perché la terza persona ha sensi, diventano sensi di colpa per la persona passiva. Se io ho il mal di schiena e voglio alzare questo qui, e lo alzo, ma saranno cavoli miei, se sono anche nemica voglio fare quella roba di mia, che non aiuto, no? Perché un'orina si dovrebbe sentire in colpa perché non mi ha aiutato a alzare il caricotto, cioè, adesso dico un'orina perché mia cugina. Sì. Non capisco questa dinamica. Ok, allora vediamo una cosa per volta, no? Molto pragmatica, molto bella, no? E c'è anche chi, che non sto parlando di te, eh? Allora giusto sarebbe dirsi sono stata brava a fare questa cosa, ho sbagliato a fare quest'altra cosa. E c'è chi si dice solo sono stato bravo, cioè quando fa giusto è merito suo e quando fa sbagliato è colpa vostra. Ok, riconoscete questo personaggio? Okay. Per cui non è tutti così. Però ci sono tanti che invece notano di sé i difetti e non i pregi e quindi, e soprattutto al di là dei pregi e difetti, proprio si criticano molto. Mentre giustamente, no, beh, fa giusto, cioè dice, ma cavolo, sono stata proprio brava a fare questa cosa, no? Bisognerebbe farlo tutte le volte, perché altrimenti tu guardi il tuo foglio del tuo dettato e vedi solo righe rosse. No? Per cui la sera vado a letto e dico cosa ho fatto? Oh mamma mia, ho fatto la torta bruciata, ho lasciato quel riscaldamento a cera nero, no? Se invece lo segno il bene, l'idea è segnare il bene e anche notare il male, perché quello che fa sempre tutto giusto ed è colpa degli altri non crescerà mai, perché è dagli errori che noi impariamo a crescere, a cambiare, perché se nessuno ci fa mai notare l'errore, noi continuiamo con il nostro comportamento, no? Quindi l'ideale, come sempre, è la via di mezzo. Io parlo perché il più delle volte ci sono persone invece che si danno contro e che notano solo gli aspetti negativi, no? Si dice gli specchi che riflettono solo i difetti. Questo vale anche per l'aspetto fisico, e per le ragazze giovani che vedono, si guardano e vedono il brufolo qui, no? Perfetto, brufolo qui, orrore. E quindi giustamente se faccio una cosa giusta, brava,
però devo allenarmi, perché ormai ho nella testa già il meccanismo che mi fa dire cattiva. Quelli invece che si dicono solo bravi, stiano un po' attenti anche agli aspetti negativi e a non buttarli per forza addosso agli altri. E guarda cosa mi hai fatto fare, ma cosa, non ho fatto niente, sì, perché se tu non entravi io facevo tutto giusto, no? Non buttare. E per quanto riguarda il senso di colpa del passivo, so che razionalmente uno dice, oh, se non mi vuol dire che ha male alla gamba e vuol proprio fare lei, il fatto è che noi spontaneamente vorremmo aiutare, no? Le altre persone, e non vogliamo, perché in qualche maniera dentro di noi, e a volte sotto c'è il messaggio, come mi piacerebbe, perché noi non diciamo solo le cose dirette che diciamo, no? Faccio un esempio, se no incasiniamo. È sera, di solito lavo io i piatti, questa sera ho mal di testa e dico, ah, che mal di testa, e mi aspetto che mio marito dica, ah beh, se hai mal di testa vai a riposare, lavo io i piatti. Magari non recepisce, esatto, ben detto, perché non recepisce l'altro, e qui si aprirebbe un altro discorso. Le persone tendenzialmente si dividono in quelli che sussurrano e quelli che parlano a voce alta. Allora, quelli che parlano a voce alta, quando vogliono qualcosa, te lo chiedono forte e chiaro, anche a volte un po' troppo forte e chiaro. Quelli che sussurrano e tendono invece a dire le cose sottovoce. Però quelli che sussurrano, se tu sei uno che sussurra e dici sottovoce, sussurrando a un altro che sussurra, ti sente. E questa è la fregatura, no? Cioè, se si è in due, tutti e due, con questa sensibilità e questo modo di comunicare, no? Tranquillo, l'altro lo recepisce subito, no? Uno dice, ma che bello questo peluche, e l'altro lo sa che ti piace questo peluche, l'ha visto da come l'hai guardato, il giorno dopo va a prenderti il peluche. Ma se tu a uno di quelli che parla a voce alta dici, che bello quello peluche, all'altro gli arriva solo, che è un bel peluche, devi dire, è un peluche molto bello, mi piacerebbe tanto che tu me lo comprassi, me lo compri? Ok? E allora forse l'altro te lo compra, ma non per cattiveria, ma perché non ti sente, se no, ok? Allora, nel momento in cui io dico, non mal di testa stasera, e mio marito è uno che sussurra, riceve il messaggio. Se invece è uno che parla a voce alta, dice, ah, mi dispiace, basta, arrivo subito, no? Allora, il problema è che se uno non ti dice, lascia sempre, fa un po', noi che vorremmo che ci fosse una parità, vorremmo aiutarlo, vorremmo un po' alla volta, ci sentiamo un po' in colpa, perché vorremmo invece che la mamma stesse bene, che la situazione fosse giusta, che... Guardate che i sensi di colpa sono una tecnica di punizione molto utilizzata nei gruppi sociali, soprattutto adesso che non si usa più picchiare. La violenza fisica una volta era... che se non è una violenza da dove vengono veramente picchiati i bambini o le donne, no. A volte una sberla può essere meglio che tanti sensi di colpa, come danno creato, no? Che non sto, tendiamoci, mi riprendono anche, non sto sostenendo la violenza o la sberla, sto dicendo però che anche il senso di colpa può creare molto malessere, no? Per cui spesso si usa il senso di colpa per ottenere le cose, no? Ah, ma non c'è anche sui bambini, non ci pensi che la mamma è stanca, però potresti farlo per la povera mamma che è stanca, no? E allora il bambino si sente in colpa e cerca. Da qui
i possibili sensi di colpa non in quelli che parlano a voce alta, ma in quelli che sussurrano. Non so se mi sono spiegata. Che può anche essere, guardate, anche quelli che non riescono mai a uscire di casa, ci sono, no, a volte dei ragazzi, no? Cioè, l'evoluzione naturale della famiglia è che sei prima con la mamma, poi un po' il papà, poi la famiglia allargata, poi esci, la scuola, gli amici, poi inizi e poi esci di casa e tagli il cordone ombelicale. Ci sono dei ragazzi, più maschi che femmine, a volte anche femmine, che non riescono mai a tagliare questo cordone ombelicale. Il più delle volte per senso di colpa. Non lascerà. Sì, esci pure, certo, io resto qui da sola. Che cos'è questo di... no? No? Però guarda che io non dormo finché non rientri in casa. Mi raccomando, appena arrivi telefonami, no? Sono tutte cose. No? Oltre questo c'è, cioè, ti coccolo, ti curo, ti do da mangiare, ti faccio sentire al sicuro, no? E non riesco più a vedermi fuori. No? Moltissime volte c'è il senso di colpa come strumento per tenergli una persona, che è un pessimo strumento, perché stimola rabbia. In realtà sto lì ma sono arrabbiato. Ma sì, no, la domanda di prima non so più, ma un'altra cosa. Ma si intende nel senso uscire i propri interessi o l'indipendenza economica, andare a abitare dall'altra parte? Perché quella volta è andare a soldi. No, no, parliamo proprio di un distacco emotivo. No? Nel senso che è chiaro che oggigiorno e il lavoro che è precario e i costi, no? Tanti rimangono per una questione economica, si condividono le spese, no? Adesso ci sono anche tanti ragazzi che vanno a vivere da soli insieme ad altri amici perché non ce la fanno a, no? E per cui non parliamo tanto, è chiaro che se uno si stacca più fisicamente è più facile anche poi staccarsi emotivamente, perché finché sei lì sei un po' figlio e vieni trattato un po' da figlio, no? Le dinamiche rimangono più o meno simili, però io parlo adesso del distanziamento emotivo, c'è chi si sposa, se ne va a figli eppure è sempre legato a tripla mandata, no? Appena un problema corre dalla mamma, appena una discussione corre dalla mamma, se vuole un consiglio corre dalla mamma, la mamma ha le chiavi di casa, entra, fa, sposta e briga, per cui è proprio un distacco, no? E in genere rimane lì per senso di colpa, oltre che per comodità, insomma. Allora, quindi, se siamo assertivi non cerchiamo di stimolare sensi di colpa, ma parliamo. Qui dovremmo un po' noi adattarci, se parliamo con un parlatore forte dobbiamo dire le cose forti, perché sennò ci rimaniamo male che non ci sente. Ma non è che non ci sente perché non vuol sentirci, è proprio perché non ci sente, perché lui ha quest'altro stile di comunicazione. Mentre se uno parla forte, continua a parlare forte con uno che sussurra, quello che sussurra può sentirsi sovrastato, no? È quasi fosse una cosa aggressiva, no? Non riesce a svincolarsi. E quindi una cosa della comunicazione sarebbe, siccome comunicare vuol dire farci capire dall'altro, cercare di modulare questa comunicazione a seconda della persona che mi trovo davanti. Chi di voi ha avuto più figli sa come sono tutti uno diverso dall'altro. No? Con uno basta un'occhiata ed è subito. L'altro lo potresti attaccare fuori dalla finestra e scollarlo. Non c'è verso. No? Quindi ognuno di noi è diverso e quindi se vogliamo che l'altro ci capisca dobbiamo un pochino modularci sul suo stile. O almeno sulla sua onda, come quando uno è un po' sordo, no? Quando uno è un po' sordo alziamo la voce, è lo stesso concetto più o meno, perché se no non gli arriva il messaggio. Oppure parliamo con un po' di dolcezza con le persone invece più sensibili, no? Perché ci sono persone che basta poco per ferirle, perché hanno proprio una grande sensibilità, no? E se no si disperano,
Ok, chiaro, se c'è rispetto c'è anche cortesia e gentilezza. In realtà si potrebbe sintetizzare in cosa vogliamo dagli altri, come vogliamo che gli altri si comportino con noi, no? Vogliamo che siano, che ci rispettino, che siano gentili, un po' di disponibilità, un po' di altruismo, che non vuol dire sottomettersi, no? Torniamo con questo, do il mio contributo, ascolto il mio contributo. Tante volte si crea invece la dinamica con uno che parla forte e uno che sussurra. E allora lì tende un po' a smorzarsi la cosa, perché parla uno solo, che vuol dire un unico contributo, l'altro non porta il suo contributo e si rimane un po' lì. Salvo poi, guardate, i passivi utilizzano anche le tecniche passive di aggressività e poi magari ci guardiamo un breve video su questo aggressivo-passivo, perché se no si rischia di vedere solo quello che urla come aggressivo. In realtà ci sono tanti modi più subdoli per fartela pagare, no? Quello che e tante volte l'aggressivo si arrabbia, fa casino, urla, sbatte e poi torna e magari chiede. Tante volte quello che sussurra, quello più passivo, se lo ricorderà, ha una contabilità con una memoria incredibile, cioè sa dirti ma tu quella volta hai fatto così e 5 anni fa mi hai detto così e poi mi hai detto quest'altra cosa e me l'hai fatto in questa maniera e si ricorda tutto. Questo a favore dell'aggressivo, contro l'aggressivo, a favore dell'aggressivo, l'aggressivo a volte non si rende conto che le parole feriscono, che creano delle ferite che rimangono, no? Come no? A volte si dice ferisce più la parola che la spada, ed è vero, e una volta che hai detto quella cosa, l'hai detta, no? Puoi anche chiedere scusa, puoi anche dire non lo pensavo, ma nell'altro ormai questa cosa c'è stata. Voi sapete, non c'è solo l'aggressività fisica, c'è anche l'aggressività verbale che viene considerata come un'aggressività. Quelli che, ah tu non vali niente, non fai niente di buono, ma guardati, ma vergognati come sei. Questa cosa qui è una violenza che viene fatta sull'altra persona, no? Per sminuirla, per toglierle la forza, per toglierle l'energia. Ma cosa le do? Perché fanno queste cose? Perché gli parlano così? Sì. Allora, da un lato c'è il potere. Cioè, avete presente quel lupo di prima? Adesso non si vede benissimo perché c'è il riflesso questo qui. Questo è dominante, questo è sottomesso, ok? Anche fra i lupi. Perché fra i lupi è perché devono determinare chi è il capobranco, no? Per cui il lupo più grosso e più in genere il più forte, anche quello più esperto, finché rimane forte, diventa il capobranco perché il capobranco guida la comunità, no? Quindi lui dice io sono dominante, di solito mostra i denti, guarda negli occhi eccetera, lui dice io sono sottomesso. Allora questo può essere un modo per sottomettere l'altro, cioè ti dico con lo stile nostro, che è verbale, tu non vali niente, ma non vedi come sei fatta, ma non vedi che... Talvolta c'è una paura di perdere l'altro. Per dire che avevo avuto una paziente che il marito era molto così con lei, cioè molto, ma guarda come fai, lei una volta mi aveva raccontato era andata in chiesa a leggere la... e poi quando è scesa le ha detto ma non ti vergogni, ma non ti vedi come sei, perché era un po' cicciotta, quindi e non vedi come sei, tutti ridevano, tutti... No? Per sminuire l'altra persona, perché in realtà la vedono lui, cioè è un'occasione per sminuirla, no? Perché lui comunque, lei era molto forte, lei era una persona molto in gamba, che piaceva molto a tutti, che i figli erano molto con lei, mentre lui
era una persona in realtà molto fragile, cioè assumeva questo atteggiamento, ma sotto c'era una grande fragilità. Quindi la sminuiva, come dire, non metterti, che almeno stai qui. Non so se mi spiego, perché se inizi a uscire nel mondo, infatti aveva anche la gelosia. Cioè lei non poteva, cioè prima le diceva non vedi come sei fatta, dopodiché però non poteva uscire con le amiche. E come faceva a tenerla lì? Con Eto, dove sei andata, cosa hai fatto, e perché, e per come, ma scusa, tutti i lamenti, perché lei comunque lavorava, teneva la casa, teneva la famiglia, eccetera, e ti lamenti e poi vai in giro con le amiche fino a quest'ora, finché lei rimaneva lì. No? Allora, in questo caso c'era una finta forza e sminuiva l'altra, perché in realtà era consapevole che lei era più di lui a qualche livello, no? Era più e in questa maniera sei sicuro che rimane lì, perché se lei si rende conto del suo valore, magari anche se ne va, cosa sta qui con me a fare, che sono, no? Per cui le parole, lo sminuire l'altro, dire cose negative, è un modo per dominare l'altro e per scaricare aggressività. Perché a volte proprio uno torna a casa, una torna a casa nervosa, l'hanno trattata male, l'hanno umiliata sul lavoro, arriva a casa e inizia a sparare ciapo, no? Poi questa penso sia un po' esperienza di ognuno di noi, quando siamo stanchi, frustrati, abbiamo meno capacità di gestire la frustrazione, no? Magari uno torna a casa, ci sono le scarpe in mezzo, ragazzi mettete via le scarpe, torni a casa la sera sbagliata, prendi le scarpe e le butti giù dalla finestra, no? E dici adesso andate a prendermele, perché non ho più l'energia che mi serve per gestire la rabbia che mi viene solo a vedere le scarpe. No? Sono solo delle scarpe, ma in quel momento mi danno fastidio e quindi tutta la rabbia accumulata la scarico. Su quell'oggetto che non vale niente. Su quell'oggetto, in altri casi sulle persone. No? Ti urlo cose che magari ho pensato tante volte, stavolta te le butto tutte addosso. È la stessa cosa che no? Vediamo nelle scimmie, no? Sono un po' a scalare, no? C'è chi è più potente nel gruppo scimmie, poi meno, allora il più grosso dà uno spintone a quello sotto di lui, allora quello sotto di lui dà uno spintone a quello sotto all'altro, e l'ultimo a quello più piccolo e debole riceve l'ultimo spintone. Una scarica di aggressività a catena, no? Per cui a volte è proprio una pura scarica. Certo, io devo pensare che su di te posso scaricarla, perché non la scarico sul mio capo ufficio, giusto? Lo scarico su di te, che in qualche maniera sei più fragile, più disponibile, più lì. No? Poi tutti noi tendenzialmente diamo il peggio in famiglia, giusto? Peggio di noi, con le persone più care sono quelle con le quali diamo il peggio di noi, perché comunque ci sentiamo un po' più sicuri, no? Che con di solito le figlie sulle mamme, perché tanto sanno che le mamme rimangono lì, no? E che non li abbandonano in realtà per strada. Quindi attenzione anche a cosa diciamo, perché rimane. Guardate, posso dire qualcosa di molto cattivo anche non urlando, eh? Facchete, no? Vi arriva che te la stilettata proprio giusta, che vi fa ferire, no? Che vi ferisce. Quando la facciamo, pensiamo alle conseguenze. Non è che il giorno dopo è tutto passato, ok? Il giorno dopo quell'altra, quella ferita. E pertanto che a lungo andare le ferite diventano un po' troppe. Dal canto nostro, se siamo quelli che veniamo feriti, c'è un po' da imparare a dire basta, laddove si può. No? Questa cosa, così non voglio più che ti comporti, perché mi parli così? Mi stai facendo del male, ti accorgi?
Basta fare orecchie da mercante, no? Allora, a volte vale la pena fare le orecchie da mercante, cioè vediamo che una persona che quando è nervosa parla un po' vanvera, no? E che però non è quel che pensa e che il giorno dopo 10 minuti sta bene. Allora posso anche, come dicono, no? Entra da un'orecchia ed esce dall'altra, se ce la faccio. Altre volte bisogna fermare subito, perché sennò l'altro continua. E io devo essere sempre lì con lo scudo. Oltretutto, se la relazione diventa spada e scudo, che relazione è? No, non c'è una vera relazione. Quindi è meglio essere chiari e dire: guarda che quando tu mi parli così mi fai veramente del male, non va bene, basta. No? Che non è un'aggressività, è un mettere un punto fermo. Perché se no, coi detti, non detti, noi poi italiani abbiamo molto questo modo di parlare, di dire una cosa al posto di un'altra, e e continuiamo così magari all'infinito finché non ce la facciamo più. È un classico, delle coppie che si separano e uno dice basta, gliel'ho detto 100 volte, non ce la fa, e l'altro che cade dal pero, no? E dice ma come, ma dove, ma non me l'hai mica detto, no? È perché l'altro lo diceva, ma come dicevo prima non ci si incontrava, per cui uno non aveva mai sentito di aver ricevuto, a volte è giusto anche dare ultimatum, stiamo insieme ma tu non puoi farmi sentire così, penso che sia, è un diritto nostro, no? È rispetto per noi, prima dicevamo rispetto per gli altri ed è tutto chiaro, è rispetto per me, ho diritto che mi si rispetti, sì, no? O qualcuno ha il diritto di farvi del male, no? Così, no? Penso proprio di no. Quindi così sono come già predisposti a quelle cose, a far del male all'altro, sono nati con quel DNA di far del male alle persone. Allora guardate, c'è qualcosa di genetico sempre quando nasciamo. Allora è un po' difficile perché già quando la mamma aspetta il bambino, condiziona il bambino, no? Cioè ormai ci sono tantissimi studi su questo, cioè il bambino quando nasce ha già ricevuto un certo tipo di imprinting dalla mamma e dall'ambiente che c'è intorno alla mamma, perché torniamo, la mamma non è da sola, la mamma che aspetta il bambino dovrebbe essere protetta, tranquilla, no? Mentre magari succedono brutte cose o ci sono violenze, ci sono, per cui il bambino nasce già con una sua genetica, sia con una certa genetica, sia con una già qualcosa che ha imparato nella pancia della mamma. Però anche un po' di genetica, cioè, ci sono entrambi questi aspetti. Dopodiché c'è tutto, cosa ne faccio di questa mia energia? Allora, poniamo che io nasco già con un'energia forte, no? Che tendo a, no? Ci sono persone tendenzialmente tranquille e ci sono persone sempre in azione, no? Sempre fisse, sempre no, no? Allora, cosa ne faccio di questa energia così? Posso incanalarla nello sport? Posso incanalarla in un'attività competitiva? Posso imparare a dire quello che penso in modo adeguato? Posso vedere dalla mamma e dal papà che si può litigare senza né sopraffare né sottomettere? E allora divento un adulto che, anche se ho dentro questo aspetto testosteronico, no? Si dice il testosterone che crea questa tensione un po' aggressiva, sia nei maschi che nelle femmine, e posso incanalare questa. O posso avere altri aspetti miei che compensano. Guardate, il capobranco tendenzialmente non è un animale aggressivo, perché è compensato da una certa sicurezza. Cioè le persone veramente sicure di sé di solito non sono aggressive. Così come non sono, come dire, non vanitose, di quelli lei non sa chi sono io. No? Se voi vedete veramente i grandi personaggi, sono estremamente umili. Padre Francesco, il Dalai Lama, che è uno dei personaggi più, no? Capi religiosi più rappresentati, certi premi Nobel,
che ti parlano come, no? Non con un atteggiamento di superiorità, ma come io e te, perché ho capito che ho preso il Nobel, ma siccome sono una persona evoluta, so che non è questo che mi rende che valgo più di te. Per cui chi, il capobranco, quando si sente sicuro nel suo ruolo, ha questa forza, questa energia, ma ha anche un altro ermone che lo tiene molto tranquillo, molto posato, no? Molto sicuro. Sì. Grazie, salve. Okay. Per cui certo che c'è un qualcosa di partenza che però può poi essere deviato in qualcos'altro, così come di solito le bambine, ci sono delle bambine che nascono tranquille, no? Dormono, mangiano, no? Hanno questo atteggiamento sempre pacato. E possono diventare persone depresse e sottomesse, sì, ma anche no. Magari possono invece utilizzare la loro flemma per fare dei lavori in cui è importante essere centrati, essere tranquilli e sentire la propria forza in questa stabilità, in questa tranquillità, in questa dolcezza. No? Per cui dipende da come poi viene indirizzato. E dagli altri aspetti del proprio carattere. Ma quelli che adesso vanno a scuola, ci sono bullismo e così, non andrebbe bello che nell'ora fisica ci sia una difesa personale sia ai maschi che alle femmine? Prepararli nell'ora dell'educazione, prepararli a una difesa personale. Allora, perché se no la persona debole subisce sempre. Sì, qui un po' il problema è che quello più grosso sarà anche più bravo nella difesa personale, no? Magari che quello non farà mai del sicuramente male, ben educato. Sì, allora quello è forse. Allora, dietro il bullismo ci sono un sacco di cose. I veri bulli, il più delle volte nelle scuole, non sono quelli grandi e grossi. Cioè di solito c'è quello grosso, con dietro quello bravo a scuola, che nessuno si aspetterebbe, che lo istiga e non gli fa fare le cose. Per cui è legato più a una tensione di quello più, anche più, che manipola. Sì, sì. Che spesso, io ho lavorato molto nelle scuole, spesso nessuno pensa che sia quello. Perché di solito è bravo, è intelligente, non andrebbe bene neanche la difesa personale. Ma la difesa, allora, qualsiasi, io penso che la difesa personale andrebbe benissimo, ma non solo a livello fisico, a livello mentale. E anche chi, perché spesso, guardate, i bulli, è vero che dietro hanno delle sofferenze più delle volte, per cui magari integrarli in modo diverso, no? Aiutarli, no? Sicuramente la difesa personale, quello che dicevo prima, io ho il diritto che nessuno mi faccia del male. Questo sarebbe un principio, secondo me, che un bambino dovrebbe sapere da piccolo in su. Perché allora, perché il problema, qual è il vero problema del bullismo? Che non lo raccontano? Che non vanno a casa e non lo dicono, non lo dicono alle maestre, non lo dicono a nessuno, no? In qualche maniera stanno lì e subiscono. Allora l'idea, guarda, così come le molestie che subiscono certi bambini, l'idea che in qualche maniera sono colpevoli, perché i bambini hanno sempre un qualcosa sul fatto che se qualcuno gli fa qualcosa del male è anche colpa loro, no? Per cui che capiscono che se qualcuno fa qualcosa che non va, possono dirlo, possono chiedere, perché non ha diritto l'altro, perché se no l'idea è lui è grosso, è furbo, ha gli amici, io sono da solo, sono uno sfigato, è ovvio che mi maltrattano. Ma la difesa come educazione, certo. Diritto alla difesa. Diritto alla difesa, sì, diritto a da dire, nessuno deve farmi del male, io devo difendermi, se non posso fisicamente mi faccio, perché sono più piccolo,
in effetti, mi faccio aiutare però dai più grandi, dagli adulti, in questo caso perché i bambini vedono negli adulti qualcuno. Una tecnica che funziona molto bene, io ho visto per il bullismo, è creare gruppi alternativi, cioè i bambini che vengono bullizzati spesso sono bambini un po' isolati, allearsi con altri bambini, perché più delle volte nella classe sono la minoranza che gli piace questo, o che ride con il bullo, cose del genere, la maggioranza gli dà fastidio. Allora, se si crea un gruppo di bambini a cui dà fastidio, uniti, che quando il bullo va da lei, tutti gli altri si mettono intorno, non occorre neanche dirgli niente, ha già perso, se ne va, perché non può attaccare un gruppo. Quando poi va da lei, tutti si va intorno a lei, che basta mettersi lì e mettere la mano sulla spalla, non occorre tirar fuori niente, però lì il bullo si trova davanti a un gruppo e diventa una forza fra pari. È una cosa che potrà anche servirgli sempre nella vita, perché c'è, quando ti aiuta l'adulto, sei andato a piagnucare dalla mamma, no? Se invece sei in un gruppo di amici, sei forte, no? Ce lo ricordiamo tutti questo, penso, no? Il gruppo di amici, in cui ci sono anche tanti film, dove c'è il gruppo di amici che insieme ci si sorregge, ci si sente forti. Per cui sicuramente il diritto a difenderci dovrebbe essere. Ma insegnano questo alle scuole? No. In realtà sarebbe, la scuola italiana avrebbe recepito il messaggio, ma già di 20 anni fa, forse di più, che prevederebbe nel curriculum scolastico l'apprendimento delle abilità psicosociali. Le abilità psicosociali sono imparo a fare amicizia, imparo a dire di no, che è un altro grosso problema, soprattutto in adolescenza, imparo a fare complimenti, imparo a ricevere complimenti, imparo a lavorare con gli altri, imparo a sopportare lo stress. Cioè queste abilità che non sono più apprese, noi le apprendavamo nei gruppi, no? Sociali, cioè imparavamo, ci si incontrava in 10, a cosa giochiamo oggi? E imparavamo a decidere tutti assieme a cosa giocare oggi, che è una grandissima abilità in 10 decidere cosa fare, e si decideva anche velocemente, no? E sarebbe previsto nel curriculum questo, rimane una cosa che alcune scuole vogliono fare, alcune no, le scuole sono molto pressate, le scuole italiane, da un curriculum molto, cioè devono imparare un sacco di cose questi bambini, e chi di voi lo sente, ci sono poi le prove invalse che devono dimostrare che la scuola che dimostra di essere in grado di insegnare ha creato un grande stress nelle maestre, che sono sempre lì che corrono per riuscire a finire il programma, a fare in modo che i bambini riescano a fare queste prove apparse. Quindi sarebbe previsto, e ovviamente dal mio punto di vista sarebbe fondamentale, cioè non è un apprendimento in più, no? E sarebbe la base per poi far tutto il resto. La gestione dello stress sarebbe importantissimo per poi andare avanti, studiare, affrontare le verifiche, affrontare le tensioni fra amici, e poi ci serve per tutta la vita la gestione dello stress. Ma se uno è bullizzato e ricorre, diciamo, agli amici, come ha detto lei, no? Però rimane sempre una persona che non è capace di difendersi da sola alla fine. Perché i contesti in cui tu ti trovi bullizzato e sei da solo, sono tutti i giorni, stai sentendo, non un giorno sì, un giorno no. È chiaro che in questo caso, non so se voi, perché in tutte le classi, anche quando eravamo piccoli noi, c'era il capo espiatorio, che era quello che di solito era un po' più piccolino, un po' diverso, o quello grasso, o quello con gli occhiali, quello che aveva qualcosa di diverso, e tutti lo prendevano in tutti, in tanti lo prendevano in giro. Allora, intanto il bullo non è da solo, il bullizzato è da solo. Allora, come fa
un bambino più piccolo da solo a difendersi da uno più grande e spalleggiato. Cioè forse è anche un insegnamento giusto, perché sennò poi uno rimane con l'idea che se non ce la faccio da solo non valgo niente. Nella vita a volte abbiamo bisogno di metterci insieme agli altri e aiutarci a vicenda, e anche da ammettere che a volte non ce la faccio, cioè c'è qui qualcuno che ce l'ha sempre fatta in qualsiasi situazione, no? A volte bisogna anche dire io da solo in questa situazione non ce la faccio. La differenza fra l'adulto e il compagno è che i compagni vengono vissuti in modo diverso, e più come qualcosa di mio, di pari. Anche perché poi i bullizzati non è uno, di solito se la prendono con più di uno, per cui loro si mettono assieme e assieme diventano una forza. Però, ok, quando sei bambino, quando sei bambino, una volta che diventi grande, non ti sai difendere da solo, non ti sai difendere da solo. Può essere anche il momento in cui hai bisogno degli altri, e di aiuto gli altri non c'è nessuno, ma questo è il 99% delle volte. Quindi è importante aiutare la persona a sapersi difendere da sola, avere meno bisogno degli altri. Allora in senso cattivo, nel senso no, no, ho capito. Cioè è molto, tipo di educazione. È molto bella questa cosa, quella che dicevamo prima, dare l'idea che tutti hanno il diritto di difendersi. Nella realtà non sempre siamo in grado di difenderci, cioè ci sono anche realtà, c'è un libro che si chiama L'elogio della fuga. A volte è necessario fuggire da certe situazioni perché non sono affrontabili e con le risorse che abbiamo, soprattutto quando sono più di uno e io sono uno. Ma c'è anche la situazione dove non fuggi, perché devi per forza fare quella situazione. Certo. Posso dire un esempio? Sì. Poi dobbiamo... Esatto, è finita. Sì, il tempo è finito. Io sono una persona relativamente giovane, insomma, salgo in corriera come giovane. E ho delle difficoltà motorie che sul posto di disabilità. Le persone me lo chiedono volentieri. Però... Non capita poco di frequente, ma di frequente magari neanche la persona che va sul suo posto, ma quella che mi chiede là o dall'altra parte, ma scusa, ma non ti vergogna a chiedere, ma perché ti devi sedere lì, ma perché qua, ma perché... Io se lì non mi so difendere da sola, c'è da un piccolo contesto, non è che se l'amico, la mamma è fuori e vista o che l'altro che mi difendono. Io devo dire, no, guardi, signora, papà, va, oppure farmi gli orecchi e mi sembrano anche a te. No, ma in questo caso entra più nel discorso ho il diritto di sedermi qui perché io valgo nonostante io abbia, cioè hanno messo questo posto apposta per me e io valgo, può essere che vedendoti giovane non capiscono perché sei seduta lì. Però, gente, allora... detto, ma non ti vergogni, eccetera, ma queste parole. Certo, e uno dice no. Io valgo comunque e ti spiego che io sono seduta qui perché ne ho bisogno. Certo. La mia giornata era un po'. Certo. Un po' rovinata in quel momento. Lo credo. Secondo me è molto importante se anche una difesa che si aggiunga per farsi capire bene e anche forse un po' quando ci sono queste situazioni. Bene, vi saluto, buon pomeriggio, grazie a voi.